Oggi vi guiderò attraverso una dimostrazione di Tableau for Finance, ovvero andremo a vedere come Tableau possa essere un valido strumento a supporto dell'analisi e dell'interpretazione dei dati finanziari e aziendali. Giusto una breve presentazione su di me, sono Isabella Renzetti, lavoro per The Information Lab Italia come Tableau e Alteryx Consultant. Oggi ci concentreremo soprattutto sulla tematica del finance, in quanto negli ultimi anni ha assunto un ruolo ancora più strategico in azienda. Infatti non è più solamente responsabile delle funzioni di compliance, ad esempio relative a contabilità e bilancio, ma anche proprio dell'informativa dell'andamento. Quindi queste sono informazioni estremamente importanti sia per la direzione aziendale, ovviamente per informazioni indispensabili per prendere decisioni tempestive, stabilire su quali opportunità puntare e ovviamente di conseguenza impiegare il capitale e le risorse proprio per andare a massimizzare la probabilità di successo. Tableau quindi si inserisce in questo contesto, non essendo semplicemente uno strumento utile alla costruzione di dashboard, di grafici e così via, ma proprio ci aiuta, in qualche modo ad analizzare quelli che sono, ad esempio, gli spostamenti rispetto al budget, verificare quella che è la marginalità delle singole linee di business, pianificare al meglio il fabbisogno finanziario. Comunicare con ad esempio investitori e revisori, quindi rispondere effettivamente a domande strategiche di business a livello finanziario anche molto velocemente. Abbiamo visto che spesso in passato Tableau molto probabilmente a volte ha anche cambiato proprio il modo in cui il team del finance viene gestito all'interno dell'azienda, in particolare mi riferisco alle medie e grandi imprese. Ovviamente quindi il risultato principale che abbiamo notato è sicuramente la riduzione del tempo tra il momento in cui qualcuno all'interno dell'azienda richiederà un certo tipo di report e il momento in cui effettivamente l'analista o comunque la persona responsabile è in grado di condividere il report, la documentazione e in particolare anche supponiamo che si utilizzino anche device mobili come smartphone e tablet, qui vediamo proprio che il paradigma a livello di tempistica viene sicuramente modificato. Quindi, in particolare, nel webinar di oggi noi andremo effettivamente a vedere come possiamo preparare dati provenienti da più fonti, quindi automatizzando quei processi che normalmente venivano svolti in modo manuale. In particolare andremo a vedere due prodotti di Tableau. Il primo, il Tableau, comunque Tableau Prep Builder, è lo strumento che ci consente in qualche modo di agire su quella che è la pulizia e la preparazione dei dati. Infatti, molto spesso i dati non sono purtroppo perfetti, non sono immediatamente pronti per essere lavorati, bisogna agire su quella che è la formattazione, sulla struttura. Bisogna quindi fare qualche lavoro di preparazione. Questo potrebbe comportare l'unione di diversi file Excel, databases o in generale collezionare dati provenienti da più fonti, ecco. E quindi in qualche modo Tableau Prep Builder ci viene in aiuto in questo senso. Come in secondo luogo andremo a vedere anche quello che è lo strumento di analisi principale, ovvero il Tableau Desktop. Qui effettivamente noi saremo in grado di andare ad analizzare i dati, a creare dei grafici e finalmente a realizzare anche una dashboard. Infine, condivideremo quello che è il risultato del nostro lavoro su Tableau Server. Quindi andremo a pubblicare e a condividere l'analisi in questo senso. Quindi procediamo ora ad aprire quello che è Tableau Prep, che è il nostro ovviamente
strumento iniziale. L'esercizio di oggi, nell'esercizio di oggi voglio semplicemente farvi vedere quello che andremo a fare. Essenzialmente supponiamo di avere due categorie di dati, dei valori degli actuals, quindi una lista di file Excel, come spesso succede, in cui abbiamo magari dati provenienti da diversi reparti aziendali, diverse categorie di prodotto, quindi valori attuali di vendite, che però vogliamo in qualche modo paragonare, quindi fare un'analisi, ad esempio, actuals, quindi la variazione degli actuals su quello che è il budget. Solitamente il budget è ovviamente un documento di reportistica che viene eseguito una volta all'anno, solitamente verso la fine dell'anno o al più tardi all'inizio del nuovo anno, proprio per andare un pochino a stimare quelli che saranno i costi o comunque quello che ci si aspetta dall'anno successivo. Quindi come prima cosa, aprendo Tableau Prep Builder, adesso non so quanti di voi sono già familiari con Tableau Desktop, la grafica è piuttosto simile. Come prima cosa, anche qui ovviamente il primo passo è quello di andare a connetterci ad una qualche tipo di base di dati. Quindi Tableau Prep, come Tableau Desktop, poi ci consente di agganciarci a praticamente qualsiasi tipo di base dato, quindi a seconda effettivamente di dove noi andremo a prendere i nostri dati, vedremo che comunque i competitor principali, scusate, non competitor, però ovviamente i database, i top player sul mercato sono qui presenti. Vediamo Amazon, vediamo BigQuery, Oracle e così via. Per l'esercizio di oggi, ovviamente noi ci dovremo andare ad agganciare a quello che è un semplice file Excel. E andremo a andare a prendere il primo file Excel degli actuals. In questo caso andrò a selezionare quello che è il mio file dell'automotive. Cliccherò su Open e vediamo che appunto molto velocemente abbiamo già una breve overview su quello che è la nostra struttura del dato. Vediamo che in questo caso il nostro file Excel è composto da dei campi in colonna dello store ID, del department, quindi informazioni sul reparto, il country e via dicendo, tutte le varie colonnine dei nostri actual da gennaio a dicembre del 2019. Se clicchiamo su quello che è questo piccolo più, su questa icona, vedremo che Tableau Prep ci consente di effettuare una serie di funzioni, come ad esempio un pivot, un join. Le vedremo qui di seguito, adesso non mi sto a soffermare ulteriormente. Per il momento andrò ad aggiungere semplicemente quello che è uno step, un clean step, in cui mi serve diciamo, per andare a vedere ancora meglio quella che è la struttura del mio dato. Quindi questa è la struttura che avevo nel mio file Excel, come vi ho descritto prima, e Tableau ci consente già di andare a vedere proprio anche cosa c'è esattamente. Quindi a livello di country vedremo che il paese Francia compare 15 volte, quindi 15 righe, Irlanda 2 righe e così via. E poi via dicendo, sulla destra avremo proprio tutti i mesi. A questo punto però quello che vogliamo andare a fare non ci basta semplicemente avere il nostro file automotive, ma vogliamo aggiungere tutti gli altri file, tutta quell'altra ventina di file che vi avevo fatto appunto vedere in precedenza. Per fare ciò il processo è molto semplice, torniamo indietro su quello che è il foglio 1, andremo a selezionare Wildcard Union, che è appunto la funzione che ci permette di fare ciò,
Qui Tableau andrà a cercare nella cartellina Actuals tutte le volte in cui troverà la stessa struttura nel file Excel. Invece che scrivere Automotive, andremo semplicemente a cliccare su quello che è l'asterisco, diamo un Enter, e in qualche modo vediamo che qui in basso Tableau cercherà tutti quei file che in qualche modo matchano la nostra ricerca, ovvero tutti i nostri 22 file. Clicchiamo su Apply e vedremo che nel nostro Clean Step, adesso semplicemente diamogli il tempo di caricare, vedremo che nel reparto nel department appunto avremo tutte le nostre entrate. Bene, a questo punto è tempo di andare ad aggiungere quello che è il nostro altro file Excel, quindi il nostro file di budget. Andiamo sempre a cliccare sul più, selezioniamo di nuovo Microsoft Excel, ci posizioniamo sul file di budget e andiamo ad aprirlo. In qualche modo Tableau ci aprirà questo nuovo foglio 2, andiamo sempre ad aggiungere un clean step, vediamo che la struttura è molto semplice ed è molto simile anche a quella del file precedente degli actuals che abbiamo aperto in precedenza, con i valori in colonna dei budget per mese e ovviamente il country e il department. A questo punto diciamo che questi due dataset non sono ancora parlanti. Ovviamente fare in modo per collegarli tra di loro sarà necessario creare una join, ovvero quello che magari in precedenza su Excel, per chi è familiare più su Excel, era la classica funzione del VLOOKUP o del CERCAVERT. Prima di passare a questo punto, però, volevo farvi notare che ovviamente sì, ho dato un'occhiata ai miei dati, vedo però un errore, diciamo un'entrata che non mi piace. Quindi questo cancelletto name, in qualche modo su Tableau Prep è semplicemente possibile selezionare, cliccare sul valore e semplicemente escluderlo dalla nostra analisi. Vedete che adesso il dataset è pulito. A questo punto quindi non ci resta che fare una join con un semplice drag and drop, quindi andrò a prendere quello che è il mio secondo foglio e clicco appunto su join. In un attimo Tableau mi ha unito i miei due dataset andando appunto ha riconosciuto appunto che c'è una colonna sia nel dataset 1 sia nel dataset 2 del questo store ID e in qualche modo ha unito così i miei due dataset. Io posso andare ad aggiungere anche altre clausole in qualche modo, come ad esempio il country, perché è presente in entrambi, oppure il department, perché è proprio esattamente la stessa metrica. Selezionerò un left join e a questo punto aggiungo, per comodità non è necessario farlo, un altro clean step, semplicemente perché voglio vedere in maniera un pochino più ordinata quelli che sono appunto i miei dati. Vediamo che come prima troviamo i nostri valori degli actual e poi spostandoci sulla destra vediamo adesso anche i valori del budget. Ci sono qui cinque colonne duplicate che al momento non mi servono, quindi per cui non mi basta far altro che anche qui andarle a selezionare e semplicemente rimuoverle attraverso questo bottoncino qui. Bene, a questo punto saremo anche, diciamo, pronti già per avere una sorta di
Magari vorremmo dare un'occhiata ai dati su Tableau Desktop per vedere come risultano. Tableau Prep ci consente di dare in qualche modo una sbirciata a quelli che sono i dati attraverso la preview in Tableau Desktop con un semplice right click. Andiamo a selezionarlo e vediamo come in pochi istanti Tableau ci prepara già un foglio vuoto per farci vedere appunto come risultano i dati. Per chi di voi non fosse ancora familiare con Tableau, quella che si è aperta adesso è l'interfaccia di Tableau Desktop. Ovviamente ho un foglio vuoto, pronto per in qualche modo per essere lavorato con le mie dimensioni, le mie metriche, una sezione in cui avrò le colonne, le righe. E qui sulla destra il pannello delle dimensioni e delle misure. Le dimensioni in Tableau sono le classiche, campi descrittivi, qualitativi, come può essere un country, un department. Nelle misure invece avrò quelle che sono le mie metriche, ad esempio. In questo caso i dati sì, vanno bene, ma ovviamente non sono perfetti, perché quello che mi aspetto di fare in questo esercizio sarebbe ad esempio l'analisi di un trend, quindi vedere com'è l'andamento delle vendite, del budget in un certo periodo di tempo. Avendo i dati così sistemati per mese, non è ancora quello che mi aspetto di fare. Procedo quindi a chiudere per il momento il mio workbook, non lo salvo, non è quello che ci interessa al momento, e procedo a pivotare i dati. Questo perché? Perché da una struttura tipicamente, Excel, in cui io avrò tante colonne per mese, in realtà io vorrò solamente una colonna che possiamo chiamare data, ad esempio, in cui avrò tutte le varie entrate, quindi i miei valori di vendita e di budget. Quindi, di nuovo, cliccando sul più, andrò ad aggiungere una pivot. In questo modo, quindi, andrò inizialmente a selezionare tutti i miei valori di actual sales, dei diversi mesi. Li seleziono tutti e anche qui attraverso un semplice meccanismo di drag and drop li sposto sulla destra. Vediamo quindi come Tableau ci crea quello che è la nostra nuova colonnina dei campi pivotati della data ovviamente e poi la metrica dell'actual. Non solo, ovviamente quello che mi interessa adesso è avere anche il budget. Scusate. Quindi andrò a ripetere lo stesso lavoro andando a cliccare sul più e di nuovo seleziono tutti i miei valori e li vado a trascinare qui. Quindi vedete che anche qui avrò una nuova aggiunta di una colonna. A questo punto, di nuovo, vado ad aggiungere un clean step per meglio visualizzare i dati. E vorrei anche qui farvi notare che questa operazione di pivot su Tableau Prep è stata molto veloce, anche molto semplice rispetto effettivamente ad Excel, quando magari su Excel bisognava magari selezionare tutta la tabella, inserire una tabella pivot o magari anche per gli utenti un pochino più avanzati scrivere un codice in Visual Basic. Ovviamente il processo era tutto un pochino più complesso. Qui invece la velocità di utilizzo è notevolmente superiore. Ecco. A questo punto diciamo che possiamo andare inizialmente a rinominare quelli che sono i nostri campi, quindi facciamo un pochino di pulizia. Questo valore lo andremo a chiamare Actual Sales.
scusate, torno qui, ok. Poi questo campo di budget viene riconosciuto come in realtà una stringa, non è quello che vogliamo perché ha appunto un valore numerico. Ed inoltre da questo valore pivot ci aspettiamo di avere una data. Adesso tutte queste entrate sono... il dato non è utilizzabile così. Quello che vogliamo fare è andare a fare una sorta di split, quindi avere una colonna per mese e una colonna per anno. Sempre qui, cliccando su questi tre puntini, andiamo a selezionare quella che è uno split values e un custom split. Quindi gli andremo a dire noi che tipo di split vogliamo. Qui selezioniamo il separatore, un underscore, e andiamo a selezionare i primi due campi. Clicchiamo su split e vediamo come qui appunto Tableau ci abbia creato due nuove colonnine. Quindi una prima che noi andremo a rinominare mese, quindi month, e la seconda la andremo a chiamare year. In questa maniera qui, molto semplice. A questo punto possiamo anche andare a creare un nuovo campo, quindi che lo andremo a creare, che lo andremo a denominare data, quindi semplicemente cliccando su Create Date Field, lo chiamiamo date, e qui andiamo a creare un pochino la nostra metrica. Il nostro dataset non ha una granularità a livello di giorno, per quello selezionerò di default 101, quindi andrò a dire che il giorno sarà sempre 1 in qualche modo, ma non è una cosa importante. Ovviamente noi stiamo andando a costruire una data con il mese e l'anno. Queste sono le informazioni che abbiamo nel nostro dataset. Utilizzo questi separatori proprio per andare a creare quella che è la data nel formato convenzionale. Tableau mi dice che il calcolo è valido e non farò altro che cliccare Save a questo punto. Vediamo qui che questa è la nostra nuova colonnina della data. Creiamo un altro campo, sempre attraverso Create Calculated Field. A questo punto vogliamo semplicemente una variazione delle nostre vendite rispetto al budget. L'andremo a chiamare Variance on Budget, ad esempio. Anche qui, molto semplice, andremo a selezionare la nostra metrica e andremo a sottrarre quello che è il budget. Anche qui controlliamo che il calcolo sia corretto e andiamo a salvare. A questo punto possiamo anche cancellare quelle che sono queste tre colonne che effettivamente non ci servono più perché abbiamo la nostra data, abbiamo la variazione, per cui posso procedere anche a cancellarlo. A questo punto il nostro dataset è effettivamente pronto. Come vedete, le nostre colonne sono notevolmente ridotte, di numero. Questa è proprio un po' la logica forse che distingue maggiormente Tableau da Excel, proprio perché su Excel magari siamo abituati ad avere sempre un numero molto grande di colonne, invece su Tableau meglio avere meno colonne per un'analisi appunto più immediata, più effettiva. A questo punto possiamo andare a creare un file di output, quindi semplicemente Tableau a questo punto ci chiede dove vogliamo andare a salvare il nostro flusso. Quindi vorrei anche farvi riflettere sul fatto che, ad esempio, supponiamo che il prossimo mese
voi abbiate altre entrate, quindi nuovi file nei vostri valori di Excel o semplicemente dei valori aggiornati, non sarà più necessario ricostruire tutto il flusso nuovamente, perché Tableau, una volta che si clicca sul refresh o una volta che viene schedulato appunto il refresh tramite Tableau Server, Tableau andrà a prendere in modo automatico i dati. Quindi in qualche modo adesso Tableau ci chiede dove vogliamo andare a salvare il nostro file di output. Gli andiamo a dire che lo vogliamo salvare appunto in quella che è la mia cartellina Finance Webinar e ci chiede anche il formato in cui vogliamo che venga salvato il nostro output. Ci sono i due formati di Tableau, quindi i formati proprio proprietari di Tableau, Hyper TDI, TDI è la versione precedente alla versione 10.5, se non sbaglio, di Tableau, e infine un file Excel. Al momento ci accontentiamo benissimo di un semplice CSV. Procediamo quindi a fare un run di questo flow. E vediamo che Tableau appunto in pochi secondi andrà in qualche modo ad analizzare tutto quello che è stato il nostro lavoro, tutto quello che è stato il nostro flow, creando appunto un file, appunto, mock di output. Quindi questa è la nostra nuova base dati. A questo punto siamo pronti per andare ad analizzare i nostri dati su Tableau. Io in qualche modo ho già ovviamente costruito quella che era la dashboard che ci aspettiamo da questa analisi e adesso vi guiderò anche step by step per andare a vedere come possiamo costruire i grafici e costruire quindi una dashboard. Come prima cosa, anche qui in Tableau dobbiamo agganciarci alla base di dati, quindi anche qui il nostro mockup di output del CSV, questo è il nostro file che abbiamo appena creato. Basterà semplicemente fare un add e anche qui di nuovo Tableau ci chiede da dove vogliamo andare a prendere i dati e quale data source vogliamo utilizzare e possiamo quindi iniziare a costruire dei grafici nuovi, quindi dal nulla, semplicemente dal nostro nuovo dataset. Per l'esercizio di oggi voglio farvi vedere come Tableau sia uno strumento che consente un'analisi di tipo esplorativo, quindi proprio ad hoc, andare a vedere cosa succede nei dati, perché la varianza rispetto al budget magari è negativa, da che cosa è dovuta. Un'analisi appunto più immediata, sia anche un'analisi più solida, quindi finalizzata ad una reportistica da condividere e da consultare con più frequenza all'interno magari dell'azienda, in cui ovviamente il template sia più curato, ecco. Iniziamo con una semplice analisi esplorativa al momento, giusto per farvi vedere la potenzialità del prodotto. Supponiamo che vogliamo anche qui andare a vedere quali sono i nostri reparti, vediamo tutte le nostre entrate, vogliamo uno split anche qui per il country, quindi vedere quale reparto è collegato ai diversi paesi. Vogliamo andare a vedere ad esempio la nostra nuova metrica che abbiamo creato, la variance sul budget, andando a inserirla sulle colonne, vediamo che Tableau crea automaticamente un grafico a barre o semplicemente andandolo a spostare sulla casellina appunto di testo vengono fuori appunto i dati in maniera tabellare come un pochino erano su Tableau. Da notare qui che il formato data su Tableau in qualche modo è un campo gerarchico, ovvero
tramite questa piccola icona di un più, se ci clicchiamo sopra, vediamo come la data venga proprio spaccata da Tableau nei diversi formati, nei diversi date level, quindi abbiamo l'anno, il trimestre, il mese e via via fino ad avere il giorno, l'ora, il minuto, il secondo, a seconda appunto di quanto granulare è il nostro dataset. Al momento ci basta avere questa sorta di visualizzazione, ovviamente non è il massimo a livello visivo perché è una tabella molto lunga, però ha il vantaggio ovviamente anche grazie a questo tooltip che viene in sovraimpressione di andare a vedere effettivamente il dato specifico per un determinato mese, per un determinato paese e reparto. Tableau però consente di visualizzare altri tipi di grafici, tra cui, come vi avevo menzionato prima, grafici a colonne, barre, tree map o le mappe. Quindi in qualche modo andiamo inizialmente a dare un nome a questo nostro foglio. Andiamo invece ora a creare una mappa, forse una delle visualizzazioni più interessanti su Tableau. Per fare ciò, in questo caso sarà semplicemente sufficiente andare a cliccare con un doppio clic su quello che è il nostro campo country. Questo perché? Perché come vedete qui sulla sinistra, il campo country è già, tramite questo una sorta di piccolo mappamondo, contiene già delle informazioni di geolocalizzazione. Vediamo infatti che in qualche modo la longitudine e latitudine vengono create automaticamente. E a questo punto vogliamo anche qui, supponiamo di andare a voler vedere di nuovo quali sono la nostra variazione sul budget. Andiamo a trascinare quindi sempre con un meccanismo di drag and drop la nostra metrica sul colore. Supponiamo che io voglia però cambiare colore, è possibile dargli un colore più, diciamo, Tableau, orange and blue appunto. Vogliamo che ci sia uno step color, magari mettiamo di quattro colori, quindi stiamo dando degli step. Tutto ciò perché vogliamo vedere ancora con maggior nitidezza quelli che sono magari i paesi che hanno una varianza rispetto al budget negativa. Quindi davvero in pochi semplici clic abbiamo creato già una mappa. Ora procediamo invece a creare magari un grafico invece a histogramma. Anche qui andiamo di nuovo sempre a prendere il nostro campo di department, andiamo a prendere il nostro campo variazione sul budget, decidiamo di colorarlo, quindi andiamo a vedere anche qui quali sono i reparti che performano meglio di altri. Possiamo andare a fare un sort tramite questa icona qui in alto o anche con questa qui. Quindi andiamo a vedere in questo caso il reparto clothing, vediamo che è quello maggiormente performante fino a scendere allo sport. Possiamo anche decidere di fare un'analisi un pochino più approfondita in questo caso. Quindi andiamo magari a duplicare il nostro foglio e ci decidiamo che ci vogliamo concentrare per andare a scoprire effettivamente cosa succede in questo reparto sport. Anche qui sarà, diciamo che vogliamo prima avere anche una visualizzazione per trimestre. Andiamo a fare un'analisi ancora un pochino più specifica. C'è questo campo che anzi in realtà vediamo che nel trimestre 4 non è più lo sport ma è l'automotive forse che nell'ultimo
trimestre dell'anno 2019 ha registrato valori maggiormente negativi. Quindi andiamo a cliccare su questo campo e Tableau ci consente di andare a cliccare solamente su questo campo, solo fare una sorta di filtro per un'analisi più approfondita. Ovviamente questa visualizzazione non ci dice molto, dobbiamo andarla un pochino a integrare con informazioni aggiuntive. Supponiamo ad esempio di voler vedere anche il country, quindi di nuovo attraverso un sort vediamo che la Francia ha un valore molto, molto negativo. Di nuovo andiamo a vedere cosa sta succedendo più nello specifico tramite di nuovo un tip only, quindi avremo Francia Automotive, andiamo a vedere a livello di granularità dello store ID. Ecco, ora qui vediamo che molto probabilmente lo store che contribuisce a una metrica, a questa variance on budget negativa, è appunto questo store 958. Quindi anche qui, tramite pochi click, siamo in grado effettivamente di andare a fare un'analisi molto approfondita. Ora, al fine invece di costruire una dashboard iniziale, come vi avevo fatto vedere all'inizio, non ci resta altro che andare a creare una semplice vista in cui ad esempio avremo di nuovo anche qui i valori per trimestre. Vogliamo vedere quelle che sono i nostri actual sales. Li mettiamo nel testo. Vogliamo vedere quello che è, ad esempio, la variazione di nuovo sul budget, trascinandolo qui. Andiamo ora a questo punto a fare un semplice lavoro magari di formattazione. Rendiamo le metriche un pochino più, gli diamo un valore un pochino più grande, lo mettiamo in grassetto, giusto per aumentare la visibilità, gli diamo un allineamento centrale. E poi in precedenza avevo anche creato questo campo che semplicemente va a prendere quello che è la mia variazione sul budget e sono andata a dire la mia variazione è maggiore di 0, quindi è positiva. Sì, quindi true o false, quindi è un valore in true o false che andremo a mettere sul colore, giusto per dire true, vero, altrimenti falso. Quindi andiamo a rinominare questo foglio KPI e a questo punto direi che siamo pronti per andare a replicare quella che era la mia dashboard iniziale. Clicchiamo su quindi questo foglio che ci dice New Dashboard e anche qui drag and drop. Andiamo a prendere quella che è la mia mappa, la trasciniamo sul foglio, andiamo anche a prendere quello che era il mio foglio di variazione, tramite l'iconcina della freccia che punta in basso, gli andiamo a dire che vogliamo un fit entire view, ovvero andiamo a distribuire il grafico su tutto lo spazio del mio contenitore. Infine andiamo ad analizzare, ad inserire quelli che sono i miei KPI qui in alto. Facciamo giusto un breve lavoro di pulizia. Andiamo a ridimensionare quello che sono i miei grafici. Possiamo anche andare ad aggiungere un testo, quindi dare un nome alla mia dashboard, la chiamiamo semplicemente Finance Dashboard. Anche qui andiamo ad aumentare la grandezza del testo, diamo un grassetto, mettiamo il centro e andiamo un pochino a spostare, ecco. E anche qui cliccando su ad esempio layout possiamo decidere di dargli un colore allo sfondo. Di nuovo ricambiare il colore del testo e così via. Quindi davvero le possibilità di formattare la nostra dashboard sono innumerevoli. E
Oltre a questo, volevo inoltre soffermarmi, volevo in qualche modo anche aggiungere la possibilità che selezionando ad esempio su uno specifico paese, Svezia, Francia, via dicendo, in qualche modo questo grafico agisca da filtro anche sugli altri due grafici. È semplicemente possibile cliccando su questa icona, Use as filter, e lo andiamo a selezionare anche sugli altri grafici. In un istante vi farò vedere come questo abbia un impatto. Quindi supponiamo di andare a cliccare su Irlanda e vedremo che in maniera automatica appunto il grafico sulla destra e anche in alto si aggiorna. Questo vale anche andando a selezionare uno specifico reparto o eventualmente una metrica, ad esempio nel nostro trimestre. Bene, a questo punto non ci resta che condividere il nostro lavoro con i nostri colleghi e con le persone che sono appunto interessate a vedere quello che è il frutto del nostro lavoro. Come? Pubblicando appunto la nostra dashboard su Tableau Server. Io sono già in qualche modo collegata a quello che è il server aziendale di The Information Lab. Non mi resta altro che cliccare su Publish Workbook, mi si aprirà un piccolo box di interfaccia in cui Tableau mi chiede dove voglio andare a salvare il mio progetto. In questo caso ho selezionato la mia cartella, il nome, posso aggiungere anche una breve descrizione, posso selezionare i fogli a cui sono interessate. In questo caso siamo interessati semplicemente a pubblicare quella che è la nostra dashboard iniziale che abbiamo creato, e andiamo a selezionare, a lasciare flaggati tutte le altre opzioni. Anche qui andiamo a cliccare su Publish e in pochi istanti Tableau mi comunica che appunto il workbook è stato pubblicato correttamente sul nostro server. Quindi questa invece è l'interfaccia del server ed è proprio il luogo in cui tutto il personale, ovviamente aziendale, quindi anche non analisti, non persone diciamo che hanno un ruolo tecnico, a cui possono accedere e andare effettivamente a vedere quella che è la nostra reportistica. Anche qui vorrei farvi vedere che tutte le funzionalità a livello di filter action sono rimaste. Quindi questa è un pochino quello che è il risultato di questo training. Prima di passarvi di passare magari alle domande, volevo anche mostrarvi come ci siano tante altre risorse disponibili online, messe a disposizione appunto da Tableau su quelli che sono template finanziari. Semplicemente andiamo a cliccare, questo è un link che mi sono già salvata, Tableau for Finance Analysis. Questo è Tableau Public, quindi è il posto in cui online in cui Tableau consente di caricare anche i template creati da altri utenti. Quindi in questo caso vediamo che sono a disposizione diversi tipi di template su quella che è l'audit analysis, expenses, employee. Vediamo che appunto sono disponibili tanti tipi di grafici, quindi dai line chart allo scatter plot. Qui abbiamo un grafico su quello che è lo year to date income statement, fino a di nuovo un'altra dashboard finanziaria, magari abbastanza simile rispetto a quello che abbiamo creato. Quindi davvero le risorse
ci sono tante risorse messe a, a disposizione da, da Tableau. Come ultimissima cosa, volevo anche farvi vedere un altro tipo di grafico. In questo caso ha più a che fare con l'analisi di cash flow. Ve lo faccio vedere perché è un, anche qui un template che è stato creato. Ovviamente la grafica è un pochino forse più complessa rispetto a quella che vi ho mostrato in precedenza, ma vedrete che una volta che si è messo mano a Tableau risulterà molto immediata. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo un'analisi di un cash flow e la cosa interessante qui è che non abbiamo semplicemente dei bar chart, delle map, ma abbiamo un grafico, appunto un waterfall, che è molto utile per le analisi solitamente finanziarie. Anche qui vediamo una progressione nel tempo delle nostre metriche a livello settimanale. Qui la potenzialità anche di questa dashboard in particolare è che andando a selezionare un campo tramite questo drill down in basso vediamo appunto quelli che sono i dettagli relativamente a questo tipo di transazione. Quindi vedremo in questo caso la descrizione delle attività, il customer, il numero di un particolare customer, se è stato fatto con credito o debit card, no, qui è semplicemente credito o debito, quindi una movimentazione di debito o di credito, e quindi ci dà proprio questo spaccato qui in basso. Quindi era giusto per farvi vedere che le possibilità di grafici sono veramente innumerevoli su questo è importante. Direi che a questo punto la presentazione può anche definirsi conclusa. Non so se ci sono domande in merito. Grazie Isabella. Io nel frattempo ho risposto a qualche domanda che si faceva all'interno del QA relativa appunto al perché bisognerebbe utilizzare Tableau Prep piuttosto che Tableau Desktop, e la mia risposta è stata quella di comunque avere una performance maggiore rispetto a fare tutti quei calcoli sul Tableau Desktop ovviamente. Comunque sia, in ogni caso, se qualcun altro ha qualche altra domanda può scriverla direttamente o in chat piuttosto che nella parte Q&A. Sì, adesso giusto per integrare anche alla tua risposta, che ovviamente è stata più che pertinente, l'esercizio di oggi è stato, diciamo, quello di utilizzare Tableau proprio per andare effettivamente un pochino a ridurre quello che è il numero di colonne presente nei classici file Excel, in cui siamo sempre abituati ad avere tante colonne, ad esempio una colonna per ogni mese. Quindi in questo modo, andando con Tableau Prep, andando a fare questo reshape dei dati, non ci serviranno più questa miriade di colonne, perché supponiamo ad esempio di avere un PNL di, non so, anche solamente di 2 anni, 3 anni, ovviamente immaginiamo che si dovrà fare questi 12 per, non so, X anni di analisi. Ecco. Quindi con Tableau non è più necessario avere un numero così alto di colonne.